mesi fa che non salgo. Avete appena sentito Viktor Orban dire ciao maialino ad un piccolo suino sporco di fango. È il 2017. Il primo ministro ungherese si trova nel mezzo di una zona rurale, a nord-est di Budapest, a casa di un'anziana signora che chiama Zia Bözsi. Zia Bözsi è una zia nazionale che gli mostra con dignità la piccola e modesta casa in cui vive, indicando i barattoli di cetrioli fermentati che produce più di quanto riesca a consumare. Fuori ci sono gli animali che alleva, tra cui il maialino. La visita avviene nel contesto delle cosiddette consultazioni nazionali, una strategia politica ma anche un'operazione mediatica. L'incontro con la zia Bözsi è stato chiaramente programmato. Lei non mostra grande stupore quando si ferma davanti a casa sua un corteo di auto nere con i vetri oscurati, da cui scende Orban. L'incontro viene ripreso e riassunto in un video di 3 minuti e mezzo postato su YouTube, in cui c'è tutto quello che serve per dipingere Orban come un buon feudatario che si interessa anche alla periferia del suo regno. La zia Bözsi, da parte sua, non nasconde il suo rapporto di dipendenza. Dice ad Orban che vorrebbe che ci fossero elezioni tutti gli anni, perché ogni volta che ci sono le elezioni vengono fatte nuove promesse e la sua pensione aumenta un pochino. La sua gratitudine la esprime con la fedeltà, con un voto che si ripete, in un gioco politico che si autoalimenta e che in Ungheria ha raggiunto il suo massimo successo con Orban, al potere dal 2010 e prima ancora dal 1998 al 2002. Un gioco politico che si chiama populismo e che ha un rapporto complesso e ambiguo con il concetto di democrazia. Si pone spesso come rimedio iperdemocratico ai limiti delle democrazie rappresentative, ma di fatto è in grado di smantellarle da dentro, pur senza distruggerle formalmente, riplasmandole in regimi potenzialmente dispotici. Io sono Francesca Berardi e questo è Populismi, un podcast di Cora Media promosso da Fondazione Innocentini e Istituto Salvemini, enti partner del Polo del Novecento di Torino. Nell'arco di 3 puntate cercheremo di capire cosa si intende per populismo, una forma politica tutt'altro che nuova, che per decenni è stata marginale, ma che oggi è fondamentale per capire cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere alle democrazie occidentali. Non parleremo d'Italia, almeno non direttamente, ma quello che ascolteremo su Ungheria, Brasile e Francia ci aiuterà a comprendere meglio anche la situazione politica del nostro paese. Torniamo allora all'Ungheria. Dalle campagne del nord-est ci spostiamo nella capitale, a Budapest, dove vive Stefano Bottoni, storico e docente all'Università di Firenze, autore dell'unica biografia politica di Viktor Orban in italiano. È lui ad avermi spiegato il significato del video con la zia Bözsi e ad aver condiviso con me molti altri video diffusi da Orban via Facebook, che io, non parlando l'ungherese, non avrei capito a fondo. Uno mostra Orban impegnato a preparare un piatto tradizionale, con un piglio molto più militaresco dei programmi di cucina a cui siamo abituati. In un altro lo vediamo nel salotto di casa, in fila agli scarponi, per partecipare alle operazioni di soccorso dopo un'alluvione. In uno più recente si unisce ad un gruppo di produttori di salumi impegnati nella macellazione di un suino, ciao maialino appunto. In questo caso passa con disinvoltura la fiamma ossidrica sull'animale appena pelato, come se fosse un'operazione per lui abituale. Il video ha avuto più di 2 milioni di visualizzazioni. Stefano Bottoni ci spiega cosa ci dice di Orban. È palesemente a suo agio. Questo è una parte di lui. È la sua parte contadina, la sua parte, diciamo, di uomo che viene da un piccolo villaggio e che quindi ha la capacità di immedesimarsi nei suoi conterranei che vivono in un contesto molto lontano
dal suo. Viktor Orbán è camaleontico, questo è uno dei suoi travestimenti. La cosa che lo rende un politico di successo e lo rende un po' un enigma per molti commentatori e analisti è che molti di questi travestimenti camaleontici sembrano autentici. Non sappiamo se sia davvero lui. Quello che vediamo però è che è una recita estremamente naturale ed estremamente ben riuscita. Orbán si presenta come l'incarnazione di un'idea di popolo ungherese. Un'idea di cui nell'Ungheria post-sovietica di fine anni Ottanta, al tramonto del regime socialista di János Kádár, c'era bisogno. Kádár è ricordato come un uomo di compromessi, voluto da Mosca, ma che attraverso riforme cerca di aprire finestre di libertà in un sistema totalizzante. Invita i contadini ad arricchirsi, per farla semplice. Tanto che l'Ungheria di quegli anni veniva definita la baracca più felice del blocco comunista. Queste finestre di libertà erano tuttavia solo degli spiragli intorno ai quali l'identità ungherese restava legata all'Unione Sovietica. Il populismo di Orbán affonda le radici proprio nel distanziamento dal blocco, da un processo di costruzione identitaria che ad un certo punto, per reggere, si appoggia sull'identificazione tra un leader forte e il suo popolo. Capire da dove viene Orbán, che valori si propone di incarnare, è fondamentale per comprendere il suo successo. Viktor Orbán nasce nel 1963 in un piccolo villaggio del Transdanubio a ovest di Budapest, famiglia di origini contadine, però il padre iscrittosi al partito negli anni 60, fa una piccola carriera nella fattoria collettiva, poi studia da adulto e diventa ingegnere, prende una laurea, va a lavorare anche un anno in Libia. Il padre è una figura centrale per la sua formazione, soprattutto per i metodi educativi. Orbán è un ragazzo scapestrato, come molti della sua età, cresciuto in modo duro dai genitori, in particolare dal padre. Ne parla lo stesso Orbán, viene regolarmente battuto, picchiato quando fa il monello, ma ne parla in interviste rilasciate alla fine degli anni Ottanta, quando inizia a fare politica senza particolare acrimonia. Questo è abbastanza impressionante. Ne parla come un dato di fatto. La mamma invece è una maestra elementare, ha maggiori ambizioni anche pedagogiche, vede nel giovane Viktor, fra i suoi fratelli, il fatto che spicca da un punto di vista intellettuale, riesce ad essere ammesso al miglior liceo della contea dove vive, e dopo il liceo, e soprattutto dopo aver sperimentato, ed è un'esperienza traumatica questa per Orbán, il servizio militare obbligatorio, che gli sembra una cosa insensata e lo spinge, diciamo, nelle braccia di quelli che contestano il regime di Kádár perché lo vedono disumano ma soprattutto senza senso. Siamo nel 1981-82, Orbán ha 18-19 anni e per tutto il blocco socialista è un momento di grande crisi. Fuori dai confini c'è la Polonia, con l'ascesa del sindacato libero Solidarność, solidarietà in italiano, che a partire dalle proteste nei cantieri Lenin di Danzica diviene un esempio di contestazione nei confronti dell'Unione Sovietica. Intanto dentro i confini ungheresi c'è ancora Kádár, con la sua politica economica dei compromessi, che non regge. Scoppia così una crisi che sfocia in tensioni sociali. Ed è in questo contesto, nel mezzo delle tensioni dei primi anni Ottanta, che Orbán decide di tentare di entrare all'università. In Ungheria, come negli altri paesi del blocco sovietico, accedere all'università era in realtà un privilegio enorme. Non è affatto vero che studiavano tutti, anzi studiava più o meno all'università il 10% della popolazione giovanile. Gli altri andavano in fabbrica o negli uffici, ma gli veniva negata la possibilità di diventare, tra virgolette, intellettuali. Orbán rientra in quel 10% che va all'università e tra l'altro viene ammesso alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Elte di Budapest, che era uno dei luoghi più prestigiosi. Orbán si trova nel posto giusto al momento giusto. Conosce un gruppo di studenti ambiziosi come lui, con il quale forma un circolo informale e poi una rivista semiclandestina. Siamo alla metà degli anni Ottanta. Il salto avviene quando entra sotto l'ala protettrice di George Soros, proprio lui, il miliardario e filantropo, poi fondatore della Open Society Foundation,
che è stato tra i principali attori nella costruzione di una classe politica ungherese post-sovietica. È lo stesso Soros che oggi trova in Orban il principale ostacolo per l'affermazione dei valori in cui investe. Lo stesso Soros dipinto dalla destra cospirazionista e populista americana come l'origine di tutti i mali. Oggi Orban lo attacca come uno dei suoi principali nemici. Lo chiama zio George, con un tono sminuente, provocatorio, ma per forza di cose, anche familiare. Soros comincia a finanziare con fotocopiatrici, con materiale, con piccole borse di studio questi giovani. Orban si laurea nell'87, nel 1987, e nel marzo 1988, insieme a una trentina di questi giovani, fonda il movimento politico che guida ancora. Quel movimento diviene presto un partito, Fidesz, un'abbreviazione per Alleanza dei Giovani Democratici. È il primo partito in Ungheria a sfidare apertamente il monopolio politico del Partito Comunista, a quel tempo ancora guidato da Kádár e ormai in declino. La polizia tenta di scioglierli, tenta di intimidirli, ma siccome sono tutti giuristi, hanno studiato tutti per diventare avvocati e conoscono perfettamente il diritto, riescono ad evitare conseguenze giuridiche, perché argomentano contro uno Stato di polizia partendo dai paragrafi e dagli articoli di legge che quello stesso Stato ha emanato 20 o 30 anni prima. I tempi sono cambiati. È il 1989, l'anno della svolta, della caduta della cortina di ferro, dell'elezione di Solidarnosc in Polonia. È l'anno in cui l'allora Unione Sovietica si prepara a lasciare andare l'Europa centro-orientale. E quindi Orban si trova a 25-26 anni non soltanto, tra virgolette, dalla parte giusta della storia, ma si trova sulla cresta dell'onda. Nel senso che quando arrivano i cambiamenti del 1989, lui e i suoi compagni di avventura sono pronti. Polgártársak! Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta. Questa è la voce del giovane Orban nella sua prima importante apparizione pubblica. Parla con in mano un foglio di carta, la chioma scapigliata al vento, davanti a una platea di 100.000 persone. È il 16 giugno 1989. Si celebra il funerale di Imre Nagy, leader della rivoluzione ungherese del 1956, torturato e impiccato 31 anni prima, con l'approvazione di Kádár. Una violenza che Orban non gli perdona. Siamo in diretta televisiva. Orban dovrebbe fare a nome della cosiddetta gioventù ungherese un discorso ispirato alla pacificazione. Si erano messi d'accordo tutti gli attori per fare dei discorsi tiepidi che invitavano alla pacificazione per non esagitare gli animi. Straccia quel discorso, in realtà ne aveva preparato uno completamente diverso, incendiario, che invita i russi ad andarsene a casa. Fondamentalmente ci sono ancora in quel momento truppe sovietiche sul suolo ungherese. Il discorso è, come sempre Orban, sempre, è divisivo. Orban è un personaggio divisivo, non vuole mai piacere a tutti, ma vuole piacere molto alla propria comunità, a chi si identifica in lui. Questo è molto importante e questa caratteristica la rileviamo già in quel primo discorso. Quindi raccoglie enormi simpatie da alcuni che dicono: questo ragazzo ha osato dire, fare qualcosa, spezzare un tabù assoluto, quello della presenza dei sovietici, di cui nessuno aveva osato parlare fino a quel momento in pubblico. Oggi sappiamo che il primo ministro di allora si era già messo d'accordo in primavera con i sovietici per il ritiro, ma il tabù pubblico restava. Le premesse dell'ascesa politica di Orban sono utili per intuire quanto sia complesso trovare una definizione univoca di populismo. Spesso associamo al populismo l'entrata in politica di persone che con la politica non hanno avuto nulla a che fare fino al giorno prima, caso evidentemente che non riguarda Viktor Orban. Ancora più spesso, e soprattutto negli ultimi anni, etichettiamo come populisti i movimenti politici che nelle democrazie liberali rappresentano l'opposizione, l'anti-establishment. Ma Orban, in Ungheria, è tutt'altro che antisistema. È lui stesso il sistema. Il suo partito, Fidesz, già dalla metà degli anni 90, non solo si è posizionato a destra, ma è diventato la destra in Ungheria. Una destra estrema, peraltro.
Tuttavia, gli 8 anni in cui è stato all'opposizione, tra il 2002 e il 2010, sono stati fondamentali. Il populismo si nutre di malcontento. E quelli sono stati anni d'oro. Nel 2006 esplodono le proteste per la grave crisi economica, aggravata dal crollo finanziario del 2008. Il tutto si unisce alla delusione dopo l'ingresso nell'Unione Europea, a un divario economico sempre maggiore con i paesi confinanti, a un governo di centro-sinistra che obiettivamente non ce la faceva. E così Orban nel 2010 salta su un trampolino e propone agli elettori un reset del sistema, la creazione di un nuovo apparato statale, il sistema della cooperazione nazionale. Orban Viktor. Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarok határon, innen és túl! È un populismo molto particolare il suo, nel senso che queste affermazioni radicali non sono campate in aria, non vengono pronunciate in un momento di esaltazione o di rabbia, sono freddamente calcolate. Orban promette una nuova costituzione nell'aprile 2010, quando vince le elezioni. All'inizio del 2011 la nuova Costituzione è pronta ed entra in vigore il 1 gennaio 2012. Viene approvata a 2/3 di maggioranza, come da regolamento, ignorando completamente l'opposizione. La Costituzione può essere approvata a 2/3. Ci vogliono 133 voti, quei 133 voti ci sono tutti. Il fatto che tutti i partiti di opposizione non siano d'accordo è totalmente irrilevante. Bottoni parla di un populismo realizzato, di un sistema democratico trasfigurato, fortemente personalistico, in cui l'opposizione, oltre ad essere ignorata, è paralizzata. Un sistema che si regge su un'economia fondata sugli imperi di oligarchi creati a tavolino, tra i quali il numero uno è l'ex sindaco del paese in cui è nato Orban. Al tempo aggiustava le caldaie del gas, oggi è il secondo datore di lavoro in Ungheria, dopo le Poste. Il pluralismo è una facciata e il dispotismo di Orban e del suo partito non è facile da misurare. Una volta andai a verificare quanti iscritti aveva formalmente Fidesz, erano qualche decina di migliaia, in un paese di 10 milioni di abitanti. Il 90% dei sindaci in Ungheria sono formalmente indipendenti. La stessa Fidesz si maschera sempre dietro a liste civiche, alleanze locali, tutti per questo villaggio, tutti per questa città, eccetera, eccetera. Quindi non è il numero di iscritti a dare la misura del controllo, è l'autorità del capo. Questo è assolutamente fondamentale. Quello che dice Orban in materia politica, nella destra ungherese, ormai da quasi 30 anni, è incontestabile. Incontestabile anche da chi, in una democrazia sana, dovrebbe poterlo fare, come i giornalisti. Non è mai stato facile fare i giornalisti con Orban, perché a parte la discrezionalità totale nel selezionare coloro con cui ci si relaziona, a cui si racconta qualcosa, ma il grado di compartimentazione, la segretomania è praticamente totale. Ecco un altro punto caratteristico di molti populismi: lo screditamento dei media che definiamo tradizionali e la costruzione di un universo mediatico parallelo, basato su una presunta comunicazione diretta tra i politici e il popolo, un processo che Orban ha guidato dall'inizio della sua carriera. L'obiettivo della destra in Ungheria, e Orban però già negli anni 90 pensava anche alla destra europea, questo è un fenomeno molto importante, lui ha sempre ragionato in termini comparativi e globali, la destra in Ungheria non aveva come compito quello di convincere i giornalisti di sinistra, che comunque gli sarebbero stati ostili, qualunque cosa lui facesse. Ora dirò una cosa dura, l'obiettivo della destra politica era A, costruire un impero mediatico concorrente, B, schiacciare la sinistra liberale e la stampa liberale, schiacciarla, cioè metterla letteralmente nelle condizioni di non poter nuocere, non poter svolgere tranquillamente un lavoro di critica e di condizionamento, e queste condizioni erano, potevano essere una regolamentazione statale, per esempio una legge sui media,
il controllo dei giornali chiave, il controllo delle televisioni, e un altro strumento che diventò sempre di più il non parlarci. Noi abbiamo in Ungheria una situazione in cui quello che sicuramente da 30 anni è il politico più importante del paese non parla mai con i media di opposizione, li ignora e può permetterselo. Orban può permetterselo perché già dai tempi in cui era l'opposizione ha cominciato, mattone dopo mattone, a costruire un'alternativa. Una specie di contro, quella che oggi chiameremo controinformazione. E quando ha ripreso il potere nel 2010, la controinformazione, quindi quelle centinaia di giornalisti, influencer, blogger, videopersone che facevano parte di questa galassia, è stata travasata nel sistema, diciamo, mainstream, per esempio nella TV pubblica, nella radio pubblica, tutti i grandi giornali, i portali che orientano l'opinione pubblica ungherese. I giornali ormai in Ungheria non esistono praticamente più, quelli di carta, nessuno compra o legge più giornali di carta, tutti o quasi leggono 4 o 5 grandi portali di informazione online. Questi orientano in modo molto pesante l'opinione pubblica. Ecco, tutto questo è stato messo al servizio del partito e del suo leader assoluto. E poi c'è un altro strumento di comunicazione che Orban usa sempre di più personalmente, sono i suoi video su Facebook. E quindi è una comunicazione non mediata, diretta, assolutamente prepolitica, perché si basa sull'immaginazione, si basa sull'umorismo, si basa sull'ironia, si basa su momenti piccoli della vita quotidiana, si basa su messaggi, come si suol dire, 1.0 da un punto di vista intellettuale, cioè sono messaggi estremamente terra terra che chiunque può facilmente capire o decrittare. È una comunicazione che non ha bisogno di nessun medium, di nessuna interpretazione, parla direttamente al popolo, ed è una comunicazione, come sempre in Orban, dall'alto verso il basso. Orban non risponde mai. E qui torniamo ai maialini salutati, pelati e cucinati. E andiamo ad un altro linguaggio che Orban ha coltivato con passione per connettersi al suo popolo, quello del mondo calcistico. Orban è un grande amante del calcio. Nel suo libro, Bottoni racconta che ha addirittura sviluppato la capacità di leggere le notizie sul calcio in idiomi che non conosce, come il giapponese. E immagino l'italiano. In Italia un modello di riferimento alla metà degli anni 90 è sicuramente Silvio Berlusconi, che Orban conosce nel 1993, quando è ancora un deputato semisconosciuto di un piccolo paese dell'Europa orientale, e lo fanno arrivare a Milanello, al Milanello del Milan, in elicottero. È il grande Milan, come dire, trionfatore di tante coppe. Berlusconi sta per scendere in politica in Italia, ma è ancora solo un imprenditore di grande successo, e questo mondo lo affascina Orban. I due si piacciono subito e nasce un'amicizia politica che, con qualche alto e basso, però è durata più o meno fino a questi anni. Quindi Orban concepisce la politica appunto come una lotta: io vinco, lui perde, io prendo tutto, lui perde tutto. La politica è un gioco pericoloso nella visione di Orban. Non è un gioco contraddistinto dal fair play, contraddistinto da strette di mano, pacche sulle spalle. È un gioco duro, è un gioco di entrate a gamba tese, è un gioco da cartellini rossi. Il calcio è una metafora perfetta per Orban. Una squadra, il popolo ungherese, pronta a tutto per ottenere la gloria che merita. Offre anche utili riferimenti per fissare una sfera di valori su cui fondare il partito. Il cameratismo da spogliatoio, per esempio. Tutte le dispute interne si risolvono a porte chiuse. E il maschilismo. È un partito, come è stato fatto notare, maschile e maschilista. È un partito di uomini, votato in maggioranza da donne. Questo è pure un elemento molto importante. Fidesz ha un fortissimo elettorato femminile, senza praticamente rappresentanza femminile. E soprattutto senza nessun tipo di rappresentanza particolare delle istanze femminili, che non siano quelle della maternità. La presidente dell'Ungheria, Kotolin Novák,
incarna la donna e la famiglia secondo Fidesz. Ha tre figli ed è stata eletta con la missione di promuovere politiche per favorire nuove nascite, ostacolando quelle che definisce le ideologie di genere. In Ungheria è stata approvata una legge che riconosce come un reato la promozione, ovvero parlare, delle differenze di genere tra i bambini, in contesti educativi, film o pubblicità. Il discorso sulla diversità e sui criteri con i quali la popolazione ungherese dovrebbe aumentare sfocia inevitabilmente anche in slanci anti-immigrazione. Per Orban il problema è proprio chi viene da fuori, perché invece rispetto alla comunità rom ungherese, alla quale tra l'altro apparteneva una sua nonna, mantiene una posizione di tolleranza, tolleranza repressiva, ma comunque tolleranza, tanto che questa comunità rappresenta una fetta del suo elettorato. A mettere a repentaglio l'essenza identitaria e il sistema di valori su cui si regge la nazione è, secondo Orban, l'invasione dei rifugiati. Un'invasione che sarebbe architettata, o quantomeno sostenuta, anche da Soros. Il governo ungherese ha disposto la costruzione di una barriera alta 4 metri per ostacolare l'arrivo di migranti irregolari. Le posizioni anti-immigrazione sono quelle che mettono più duramente alla prova il rapporto di Orban con l'Europa. Un rapporto che Orban ha sempre in qualche modo difeso, ma che nel 2015, con la crisi migratoria, si indurisce e si raffredda. Da un lato per lo shock che l'Ungheria subisce, nel senso che il paese viene attraversato da quasi 1 milione di persone in transito verso l'Europa occidentale, in particolare la Germania, ci sono scontri con l'Austria, con la Germania, con altri paesi sul tema appunto dell'accoglienza di questi profughi. L'Ungheria diventa una sorta di terreno di battaglia anche ideologico tra chi prospetta la visione di un'Europa aperta e chi invece, partendo molto anche dal proprio passato e dalle esperienze identitarie, immagina l'Europa come una fortezza che deve trovare i suoi confini e deve difendersi da possibili invasioni. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt és kedves barátaim. Egyetlen szóban összefoglalva az érzéseimet és a gondolataimat, azt mondhatom, hogy megtiszteltetés. Megtiszteltetés volt, hogy 30 éven keresztül. In questo discorso pronunciato lo scorso 23 luglio in Romania, Orban dice che quei paesi in Europa occidentale in cui persone europee e non europee convivono non sono più nazioni. Una dichiarazione ultranazionalista che sarebbe potuta passare anche inosservata, se non fosse che pochi giorni dopo Orban era atteso in Texas, a Dallas. È stato invitato come ospite d'onore al CPAC, ovvero la Conferenza dei Conservatori Americani. Orban ha pronunciato il discorso di apertura dei lavori, Donald Trump quello di chiusura. È ormai chiaro che il peso di Orban è completamente sproporzionato rispetto al peso politico ed economico dell'Ungheria. Con Trump invece amore a prima vista. Trump viene sostenuto da Orban e quando diventa presidente degli Stati Uniti, Donald Trump manda in Ungheria un ambasciatore, un certo Kornstein, ex gioielliere, commerciante di diamanti, legato alla cerchia dei clienti di Donald Trump. La cosa importante è che in un momento in cui l'Ungheria è sotto attacco per questioni legate allo Stato di diritto, alla situazione dei media, a quello che la letteratura internazionale chiama scivolamento democratico, il democratic backsliding, cioè le elezioni continuano a esistere ma il risultato delle elezioni è chiaro fin da prima del voto, ecco, l'ambasciatore americano fa da tappetino praticamente per la politica di Orban, non fa domande, accetta qualunque spiegazione ufficiale e veicola al Dipartimento di Stato, veicola a Washington una visione molto positiva delle cose in Ungheria. Poi c'è il momento Steve Bannon, qui siamo tra il 2017 e il 2018, Steve Bannon, uno degli ideologi fondamentali della rivoluzione conservatrice o antiliberale di Trump, diventa di casa a Budapest, in Ungheria. L'Ungheria comincia a diventare un hub, un punto di snodo per questa politica internazionale antiliberale e arriviamo nel 2022 a un evento molto importante che è la Convention nazionale dei movimenti conservatori americani, che viene tenuta per la prima volta all'estero e viene tenuta proprio a Budapest.
Ma il populismo di Orban non è funzionale solo ad Ovest. Un politico dalle credenziali antisovietiche è divenuto nel giro di pochi anni uno dei più importanti vettori della politica e dei valori della Russia di Putin, in Europa e nel mondo. In Ungheria, per fare un esempio, il vaccino anti-Covid Sputnik non solo è permesso, ma viene prodotto. E poi ovviamente c'è l'elefante nella stanza, la guerra in Ucraina, nei confronti della quale l'Ungheria ufficialmente non ha preso nessuna posizione, ma rifiutandosi di far passare attraverso il suo territorio materiale bellico diretto in Ucraina, si è di fatto schierata a sostegno della Russia. Nel suo discorso della vittoria alle ultime elezioni, lo scorso aprile, Orban ha detto di aver vinto contro una lunga lista di oppositori, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. A brüsszeli bürokraták, a Soros birodalom minden pénzei szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt. Qui ci fermiamo. In questa prima puntata abbiamo cercato di capire qualcosa di più dei populismi guardando all'Ungheria e soprattutto a Viktor Orban, un leader che ha saputo fare del populismo antisistema il sistema. Un populista che fa promesse sapendo di poterle mantenere, perché nulla può impedirglielo. Un populista che può risparmiarsi di diventare un mentitore seriale. Nella prossima puntata, invece, non potremo fare a meno di parlare di bugie, o meglio di mentiras. Ci occuperemo di Jair Bolsonaro e del suo Brasile che va verso le elezioni. Populismi è un podcast di Cora Media promosso dalla Fondazione Vera Nocentini e dall'Istituto Gaetano Salvemini, enti partner del Polo del Novecento di Torino. È stato scritto da Francesca Berardi. Le registrazioni in studio sono a cura di Emanuele Moscatelli. La post-produzione, le musiche e il sound design sono di Cristiano Lomele. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi. La produzione è a cura di Anna Nenna, con il supporto di Sabrina Patilli. La cura editoriale è di Sara Poma e Graziano Nani. Tra le fonti degli estratti audio ci sono la pagina Facebook di Viktor Orban e il canale YouTube di Euronews.